Inizia con un lungo applauso dopo la proiezione del video sull'Ateneo di Teramo il discorso di fine anno del magnifico rettore Luciano D'Amico tenutasi nella sala delle lauree di giurisprudenza. Applauso che non può non rappresentare il preludio del saluto ufficiale che tra 8 mesi riceverà D'Amico in quanto in scadenza di mandato e a tal proposito si lascia sfuggire chi sarà il suo successore, un nostro docente, esclama. Scherzo o no, il 31 ottobre 2018 si saprà se la battuta del magnifico rettore non è stata pronunciata tanto per gioco. Questa è la consueta conferenza stampa di fine anno che assume un significato un po' particolare, almeno per me, perché è l'ultima conferenza stampa, quindi diciamo un po' una sorta di conferenza stampa quasi di fine mandato. D'Amico elenca anche i risultati che negli ultimi tempi ha ottenuto l'Ateneo Teramano, scalando di anno in anno la classifica nazionale delle università migliori d'Italia, posizionandosi infatti al secondo posto nella graduatoria dei piccoli Atenei, dietro solo a Camerino. I miglioramenti apportati durante la sua regenza sono dovuti, come lo stesso tiene a specificare, grazie alla forza di volontà dei colleghi dell'amministrazione, che pur avendo il posto fisso e potendosi risparmiare, hanno sempre fatto qualcosa in più per trasformare l'Ateneo. Non solo, anche i docenti attuano una politica completamente diversa da quella passata, sono più vicini agli studenti. Nel 2012 il bar dell'Ateneo ha fatturato 8.000 euro. Nell'ottobre del 2017 il bar dell'Ateneo ha sfiorato i 40.000 euro di fatturato, moltiplicato per 5. Naturalmente questo è dovuto sicuramente in larga parte al fatto che da quando i nostri studenti gestiscono il bar dell'Ateneo è un piacere andare al bar, dalla bravura di chi lo gestisce, di Bruno che poi ci stupirà con il brindisi di fine anno, ma è dovuto anche al fatto che siamo riusciti a trasformare in 5 anni tutti insieme, colleghi docenti, colleghi dell'amministrazione, studenti, una istituzione che era ancora un po' troppo burocratica, quasi un esamificio, l'abbiamo trasformata in una comunità. E per farlo ci siamo ispirati a un solo principio, diciamo, un metaprincipio che ci ha guidato. E se dovessi riguardare questi anni di mandato, penserei solo a questo. E il principio è stato il non avere paura. Non avere paura del cambiamento, non avere paura di essere generosi, non avere paura di perdere i privilegi. Non avere paura di perdere i privilegi, lo abbiamo realizzato. Io ringrazio tutti i colleghi docenti che in questi anni hanno accettato di non utilizzare la distanza con gli studenti, la separazione con gli studenti data dal predellino che li rende 20 cm più alti, ma gli hanno accettato invece di sottolineare questa distanza come numero di libri, di articoli letti, scritti rispetto agli studenti. In questo modo questa distanza è diventata complementarità. È diventata complementarità perché è evidente che nel rapporto studente-docente quello che è necessario che nella singola materia il campione, il vostro docente nella singola materia è un campione, riesca a guidarvi in un percorso di crescita. Non avere paura di perdere i privilegi, come hanno dimostrato i colleghi dell'amministrazione, molti dei colleghi dell'amministrazione. Il privilegio del posto fisso, il posto pubblico, il posto fisso. A me l'Ateneo è stato bandito. È stato bandito perché in 5 anni, credo di poter dire che quasi tutti i colleghi dell'amministrazione, gran parte dei colleghi dell'amministrazione, non ha mai vissuto l'impegno come un impegno da posto fisso, come un privilegio da posto fisso. Ricordo riunioni interminabili, l'entusiasmo di quelle riunioni che ci hanno consentito di vincere tutte le sfide possibili. Di vincere la sfida del cambiamento delle sedi, di vincere la sfida dell'innovazione della didattica, di vincere la sfida della proiezione della ricerca sullo scenario internazionale, di vincere la sfida della qualità. Questo è stato possibile non solo attraverso un impegno delle ore di ufficio, delle ore di lavoro, è stato possibile perché con entusiasmo tutti i colleghi dell'amministrazione, quando è stato necessario, hanno dato tutto quell'impegno che era essenziale per riuscire a trasformare questo tema.
e un non avere paura in questi 5 anni anche di essere generosi, da parte dei colleghi docenti, generosi nell'offrire il loro tempo, le loro attenzioni agli studenti, generosi anche i colleghi dell'amministrazione. Una serie dunque di sfide iniziate 5 anni fa che non hanno spaventato ma incoraggiato a fare di meglio, riuscendo, dice il rettore, a spezzare quei privilegi dati solo a persone a noi vicine, aprendo l'Ateneo a verifiche e controlli, come il controllo del MIUR al quale si è sottoposta l'Università di Teramo per l'accreditamento delle sedi e dei corsi, ricevendo un primo pieno accreditamento. D'Amico allora invita ed incoraggia gli studenti a non avere paura, ribadendo poi che i ragazzi teramani non sono da considerare studenti mangiatori di pizze, poiché l'Ateneo è uno stimolo globalmente importante per un territorio. Ed è da questa affermazione che coglie l'occasione per annunciare un nuovo progetto dell'Università in collaborazione con il nuovo Vescovo di Teramo Atri, Lorenzo Leuzzi. Si tratta dell'apertura del seminario arcivescovile per accogliere ragazzi del terzo mondo. Spiega D'Amico, l'Azzu potrebbe fornire pasti, aggiungendo la già avvenuta ratifica per il non pagamento delle tasse universitarie, una realtà che oggi è già in atto, ricorda il rettore, a Roma, quella di aiutare a crescere certi paesi. Prima del consueto brindisi di fine anno, a conclusione della conferenza, il rettore appone la firma al bando per il raddoppio del polo scientifico, 22 milioni di euro. Ma è molto più alta la cifra che si spera dovrebbe entrare nelle casse dell'Università di Teramo, ben 100 milioni. E allora, tra sogni realizzati ed altri ancora da avverarsi, l'Ateneo di Teramo per questo 2017 si ritiene soddisfatta del suo operato e, alzando il calice, il rettore, insieme al direttore generale Rosalba Natale, augura buone feste e buon anno nuovo a tutti i presenti.